giornata, cari amici, ancora oggi con Rita che ci presenta questa volta un santo, un beato di casa nostra. Torniamo in Italia. Di chi ci parli oggi? Del venerabile servo di Dio Luigi Novarese. Luigi Novarese. Ecco, vediamo cosa ha fatto. Dall'omelia del cardinale Tarciso, sì. Bertone. Sia benedetto Dio, egli ci consola in ogni nostra tribolazione. Il saluto dell'apostolo che abbiamo appena ascoltato nella prima lettura introduce una prospettiva di speranza, la quale, dice ancora San Paolo, è ben salda, convinti che egli aggiunge: come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Cari fratelli e sorelle, è questo il giorno della beatificazione di Monsignor Luigi Novarese. La Chiesa di Cristo è in festa, come abbiamo proclamato nel canto al Vangelo, e si rallegra perché oggi il nome di questo esemplare sacerdote è scritto in modo solenne nel Libro della Vita. Si rallegrano in particolare le comunità cristiane di Casale Monferrato, che lo ebbe per figlio, e quella di Frascati, dove egli morì nella casa di Rocca Priora, in quell'oasi di pace dedicata alla regina Decor Carmeli. Ma la gioia più profonda pervade l'animo dei membri del Centro Volontari della Sofferenza e dei silenziosi operai della Croce, scaturiti dalla mente e dal cuore di Don Luigi, quale espressione viva e feconda della sua scelta radicale di condivisione con le persone inferme e disabili. Il nuovo Beato spese la sua esistenza terrena nell'annuncio del Vangelo della Consolazione. Il Signore si servì di lui, della sua fedeltà e del suo zelo apostolico per far giungere a tante persone il raggio della luce viva e vivificante del Paraclito, lo spirito difensore e consolatore. Si compiva così, anche attraverso la sua persona e le sue opere diffuse in Italia e in altre nazioni, la promessa di Gesù: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della Verità. Monsignor Novarese ha ispirato alla verità e alla carità del Vangelo la sua parola e la sua azione tra gli uomini e le donne di molte regioni italiane, persone malate e con gravi disagi che hanno trovato in questo zelante sacerdote un riflesso dell'amore di Cristo. Rendiamo grazie al Signore perché nel contesto dell'anno della fede possiamo presentare il volto e lo spirito di questo nuovo Beato, che con l'esuberanza della sua carità rappresenta un modello per testimoniare nel nostro tempo Gesù morto e risorto. Per la sua speciale dedizione agli ammalati e ai disabili, egli è diventato immagine vivente di colui che il Padre è misericordioso e Dio di ogni consolazione. Lo stile e l'opera del sacerdote Luigi Novarese, chiamato a giusto titolo Apostolo dei Malati, ha contribuito a trasformare il modo di pensare e di agire nei confronti degli infermi, sostituendo alla rassegnazione e al pietismo il loro protagonismo attivo nell'apostolato fra gli stessi sofferenti. Don Luigi li esortava incessantemente ad essere non solo oggetto di solidarietà e di carità, ma soggetti attivi nell'opera di evangelizzazione, contrassegnato dal dinamismo spirituale della consolazione, in unione con Cristo, il Divin Consolatore. In particolare avvertì l'importanza della preghiera per e con gli ammalati e i disabili, che accompagnava spesso nei santuari mariani, specialmente alla Grotta di Lourdes. Questa peculiare sensibilità verso il mondo della sofferenza traeva origine anche dall'esperienza che egli stesso aveva fatto del dolore fin dall'adolescenza, per una malattia che lo aveva ridotto in fin di vita. Era guarito improvvisamente dopo un'intensa e prolungata preghiera alla Vergine Ausiliatrice, sostenuta anche dai ragazzi dell'oratorio di Don Bosco, auspice il rettor maggiore dei Salesiani Don Filippo Rinaldi, anch'egli ora beato. Al fine di coinvolgere sacerdoti, consacrati e fedeli laici nel vasto ambito della malattia e della disabilità, secondo un innovativo e geniale itinerario che diventa pedagogia spirituale, il nuovo Beato, nel corso degli anni, ha fondato dapprima la Lega Sacerdotale Mariana,
In seguito i volontari della sofferenza e i silenziosi operai della croce. Si tratta di realtà ecclesiali volte a dare continuità all'impegno di valorizzazione della sofferenza e di sostegno all'apostolato del malato. Si completava così il suo profetico progetto di valorizzare l'ammalato per mezzo dell'ammalato e con la collaborazione del fratello sano. Bene, è ancora lunga, ma ci fermiamo qui per motivi così di tempo e ognuno può anche approfondire da sé. Ecco, queste omelie, queste riflessioni, ognuno può scaricarle da internet. Grazie Rita. Che cosa ti ha detto questo nuovo beato? E anche lui è una figura molto forte, soprattutto nei riguardi del malato, perché non vuole che il malato agisce in maniera passiva, vive in maniera passiva la sua fede, ma in maniera attiva. Quindi con la collaborazione dei sani il malato deve anche dare agli altri, manifestare la sua fede, quindi in maniera attiva e quindi non subire solamente. Bene, grazie. Prego. Buona giornata, cari amici. Non è un'onorificenza, è un servizio, e questo Gesù l'ha voluto così. Non deve esserci posto nella Chiesa per la mentalità mondana. La mentalità mondana parla di, ma quest'uomo ha fatto la carriera ecclesiastica, è diventato vescovo. Nella Chiesa non deve essere posto per questa mentalità. Vescovato è un servizio, non un'onorificenza per vantarsi.